Ciao a tutti, nuovo video dei preferiti del mese di luglio, ovvero il fatto e il misfatto di questo mese. Lo registro un po' prima perché questa settimana i miei sono in vacanza, io sono sola a casa, quindi ho tutta la tranquillità necessaria per poter fare questo video, anche perché la prossima settimana magari per svariati motivi non avrò più occasione di poterlo fare. Per far sì che questo video non diventi eterno, come sempre, parto subito con il primo fatto che, come sapete, ormai sono gli acquisti. Allora, per quanto riguarda l'abbigliamento, perché anche questo mese mi sono data un pochino da fare negli acquisti, è questa maglietta presa da Bershka, che ha questo bellissimo disegno con questo cerchio con le corna e in mezzo la libellula e dei fiori tutti intorno, questi disegni che vanno moltissimo di moda quest'anno, e poi ha questa parte sui lati pizzosa che è trasparente, da cui si intravede la pellaccia, eccetera. Praticamente questa maglietta in realtà l'ho comprata tramite una mia amica, perché insomma qualche settimana fa sono andata a Pavia per il compleanno di una mia amica. Io e un'altra ragazza abbiamo fatto insieme il regalo a questa persona e abbiamo scelto questa maglietta, e siccome ci piaceva tantissimo anche a noi, ce la siamo presa tutte e tre uguali, quindi questa è la maglietta dell'amicizia. Poi ho preso invece da Stradivarius questa canottiera qui, molto semplice, rossa, che scende un po' lunga dai lati, e l'ho comprata anche uguale nera. E poi ho preso anche un paio di pantaloni skinny neri classici, un po' elasticizzati, giusto che mi vadano per l'estate. E questo era tutto per quanto riguarda gli acquisti. Ah no, ho comprato anche questo vestito, che è più corto davanti e più lungo dietro, che dietro è fatto con tutto questo incrocino qua, così. Molto carino, avevo voglia tantissimo di un vestito nero lungo. In realtà lo cercavo lungo fino ai piedi, però poi quando ho trovato questo il prezzo era più che abbordabile e mi piaceva come mi stava. Sta bello largo, è bello fresco e penso che non me lo toglierò più. Ormai questi pantaloncini di jeans sono diventati, e quelle canottiere che vi ho fatto vedere, sia quella nera che quella bordeaux, sono diventati gli unici capi che in realtà sto indossando in questo periodo. Poi invece, per quanto riguarda i libri, e qua c'ho un malopone. Allora, ho preso, ieri mi è arrivato questo libro qua, che è Iturek come la luna, che è un libro di cui vi ho fatto anche la recensione e che sto caricando in questo momento su YouTube, e appunto troverete i dettagli di questo libro lì. Poi, usati dalla carissima Erika Girl from New York, che io seguo sul suo canale, seguo su Facebook, sono riuscita a prendere finalmente questi due libri di Scott Cunningham, che sono Enciclopedia delle erbe magiche e Enciclopedia delle pietre magiche. Questi due libri, strano ma vero, io non li avevo. Sono 15 anni che percorro il sentiero pagano e neopagano, e questi due libri, che sono dei manuali comunque utili e fantastici, non li ho mai presi. Li avevo prenotati proprio tra i primissimi libri che io avevo visto. Li avevo prenotati alla Fnac. E questo vi parlo di quando io facevo la prima superiore, se non addirittura la terza media, quindi veramente tantissimo tempo fa, 15 anni fa, e non erano riusciti a procurarmeli perché in quel periodo lì c'erano le nuove produzioni di Scott Cunningham, come per esempio l'uscita poi di Praticante Solitario, che è andato a sostituire Wicca, ma questi non c'erano. Ovviamente nel corso di questi 15 anni me li sono trovata davanti agli occhi tantissime volte, ma siccome ormai avevo fatto una specie di enciclopedia mia delle erbe e anche delle pietre, e avevo un libro sulle pietre di Laura Rigoni, se non mi sbaglio, e un altro sulla cristalloterapia, avevo reputato insomma che non fosse più necessario che io spendessi 18 euro di libro e 16 euro di libro. Ero stata veramente tentata l'anno scorso, quando era venuta a trovarmi la mia amica Jessica, perché li avevo trovati nel negozio dove solitamente vado a comprare libri quando non li compro da internet, ovvero esotericamente, ma poi alla fine appunto mi scocciava spendere tutti questi soldi per qualcosa che poi insomma ha una consultazione molto carina, ma che è trovabile anche su internet. Peraltro, l'Enciclopedia delle piante magiche c'è anche in inglese su internet, forse non totalmente, comunque erano due manuali che, se
si trovano, mi sembra, anche in ebook. In ogni caso, Erika li vendeva usati, ma sono praticamente nuovi, sono stupendi, cioè non hanno, sembra che neanche li abbia letti, fantastici, tenuti benissimo, li vendeva a un prezzo veramente fantastico e quindi me li sono finalmente presi e devo dire che in questi giorni comunque li ho sfogliati per alcune cose. Mi spiace che non, nelle pietre magiche non ci siano le pietre che mi interessavano in questi giorni, però pazienza. Poi ho preso invece questa volta in un altro ordine fatto su Ibis ed era la prima volta che io compravo su Ibis e mi sono trovata molto bene perché la prima volta non mi hanno fatto neanche pagare le spese di spedizione. Ho preso questo libro di Devon Scott, Il cerchio di fuoco, leggende e folklore della magia dei Celti, benché il druidismo e il celtismo non siano prettamente nel mio interesse, però io adoro Devon Scott, è un'autrice che mi piace tantissimo. Cerco disperatamente da anni ormai uno dei suoi libri che è Tradizioni perdute, se qualcuno di voi me lo trova al mercatino piuttosto che ce l'ha e non se ne fa niente, me lo dica, mi contatti, ci mettiamo d'accordo, io ve lo compro. In questi giorni avevo pensato anche di prendere l'almanacco, però è un acquisto che farò poi più avanti perché non sono convinta. Comunque, mi interessava leggerlo appunto perché mi piace questa autrice. L'ho iniziato a leggere in Non mi questi giorni basterà la la fotografia pazienza. della fotocamera, ho già dovuto ricaricarla un po' per fare questo video, quindi non so se riuscirò a finirlo. Comunque, a proposito sempre di annunci di libri introvabili, io sto cercando disperatamente anche Acquario di Adelfo Cattabiani, che ormai è introvabile. Se anche questo lo trovate a qualche mercatino, ce l'avete, non ve ne fate niente, vi prego, vi scongiuro, contattatemi. Ce n'è soltanto uno in giro su eBay, ma lo vendono a 40 euro e mi sembra un po' esageratino. Comunque, dicevo, l'ho iniziato a leggere, quindi non so ancora bene dirvi com'è. Sicuramente adesso sta facendo tutto un passaggio storico sui druidi e sui Celti. Quindi, insomma, boh, vedremo. Male non fa farsi un po' di cultura anche in tradizioni che non seguo. Non mi aspettavo nulla di chissà quanto diverso perché insomma c'era scritto che era sul celtismo. Questo invece è il segnalibro che ho comprato a Celtica, che c'era questa fatina carina con questo culotto enorme che mi ricordava a me stessa. Poi ho preso Il piano delle streghe, che praticamente va insieme all'altro libro, Le masche, che vi avevo fatto vedere nel passato video dei preferiti del mese e che su Amazon era diventato introvabile. Dopo millenni che io ce l'avevo in wishlist, me la sono presa nel Paragnao perché questo non c'era più. Invece su Ibis ce l'avevano ancora. Anche questo è sempre, credo, sulla tradizione piemontese, fisica, diavoli, visioni e segnali. E il prezzo era di 60, 16,90 euro, l'autore è sempre Benito Mazzi. Masca l'ho letto, non so ancora se lo recensirò o meno perché mi è un po' difficile recensirlo, nel senso che è da leggere se siete interessati alla tradizione piemontese, più che altro. Poi, sempre in quell'ordine, ho preso anche Lo spirito degli alberi, che era un altro libro che avevo in wishlist, ne ho sentito parlare benissimo, è un gran malloppone. L'unica pecca che vedo già in questo libro è che ha le pagine lucide, quindi sbarluccica la luce, non fa benissimo agli occhi leggerlo, però ha dei disegni fantastici all'interno. È un libro che penso che inizierò, magari me lo porto dietro in vacanza da leggere sotto l'ombrellone, o non lo so, comunque magnifico, non vedo l'ora comunque di leggerlo. Anche questo ha una fantastica è una fantastica consultazione se volete studiare gli alberi, perché insomma ne tratta diversi dividendoli per specie e trovo che anche la copertina sia molto carina e accattivante. E in ultimo questo libro, Dall'acqua e dallo spirito, che non ho comprato ma mi è stato inviato molto gentilmente da Erika. Le Eriche fanno sempre grandi cose per me, non Erika, a girl from New York, ma un'altra Erika che anche lei fa video ogni tanto su YouTube, non so, non voglio dire il cognome perché non ricordo se su YouTube è segnata anche col suo cognome. Comunque me l'ha regalato perché lei fa una vita un po' nomade perché è un artista, quindi si sposta presto, spesso e non può portarsi dietro tutti i libri. E quando io avevo cercato dei libri che gli altri potevano consigliarmi, lei mi ha consigliato questo e si è offerta di volermelo regalare per farmelo leggere. E quindi anche questo, Magia e rituali, iniziazione di una vita di uno sciamano africano, e sempre sullo sciamanesimo, quindi lontano dalla mia tradizione, però sempre molto interessante. Anche questo lo leggerò prossimamente e lei ne ha parlato in uno dei suoi video, quindi non so se lo recensirò. Se mi piacerà moltissimo, come dovrebbe,
Probabilmente sì. Poi ho comprato delle cosucce da AliExpress, cazzatine varie, soprattutto per la mia Midori, e questo ve l'avevo già detto nel video scorso dei preferiti. Non mi sono ancora arrivate tutte, però la maggior parte mi sono arrivate. La prima in assoluto è la cover per il cellulare di Stitch, che è una cosa meravigliosa. Io non so se voi lo vedete, è enorme, ma io lo desidero, cioè la desidero tipo da 3 anni, da quando ho avuto il mio primo cellulare a colori con internet, quindi sì, 3-4 anni fa, quando è stato, perché io l'ho preso un po' in ritardo, e c'era solo per l'iPhone, l'avevo visto tipo da Barbie Xanax, ma anche in giro, e la bramavo tantissimo. Come sapete, Stitch mi piace parecchio perché ho comprato anche il pigiamone giapponese. Non è, diciamo, il mio cartone animato preferito della Walt Disney, però mi piace tantissimo lui, quindi sono innamorata follemente di questa cover. Poi ieri mi è arrivata l'altra cover che avevo ordinato, che l'ho messa su perché appunto era appena arrivata, ma non eguaglia quella di Stitch, ed è questa con Alice tatuata, di cui ho anche la maglietta che credo di avervi fatto vedere tempo fa in un video dei preferiti. Molto carina, questa invece è molto slim, neanche si vede. Sono molto, tutte e due comunque in parte più comode, più belle di quella che avevo prima. Poi mi sono arrivate queste pennine, che sono penne gel pastello, sono fatte come delle matite, ma sono delle penne. Poi mi è arrivato questo block notice di Post-it, molto carino, sono proprio tutti belli carini, che il personaggino si chiama Capi Barasan, insomma, come l'ho letto io. Poi invece altra roba che è dentro la Midori, di già, quindi ve la faccio vedere da qua, la tanto agognata bustina, che da questa parte appunto è bustina con la zip che si apre, si mettono dentro gli adesivi piuttosto che le penne o quello che vi piace, e dall'altra parte invece fa o portafogli, così, non portafogli nel senso di soldi, ma anche volendo, insomma, e dall'altra invece c'ha lo spazio per i bigliettini da visita. E poi mi è arrivata questa simpaticissima clipsona gigante con questo personaggino che non mi ricordo già più come si chiama, comunque un orsetto molto, molto tenero. E ancora mi erano arrivati degli stickers per l'agenda, che però dove è finita l'agenda? Chi lo sa? Non so più dov'è la mia agenda. Comunque vabbè, erano delle... Ah, eccoli. Questa bustina qua dove ci sono 6 fogli con adesivi diversi, varie ed eventuali di questo tipo qua, ci sono lettere, francobolli, cose così, carino. Sto ancora aspettando praticamente da AliExpress. Ah, e poi anche questo set di washi tape ho preso con i colori dell'arcobaleno, che sono washi tape sottili, che li volevo tantissimo, e ho preso anche questi. E appunto, dicevo, sto aspettando ancora praticamente una tavola per il ritaglio dei fogli, simile a questa piccolina che ho, però l'ho presa in forma A4, che è una cosa che uso quasi quotidianamente. Quella si è un po' imbarcata, quindi ne volevo una nuova, e l'ho trovata a un prezzo basso confronto a come le vendono i negozi qua, perché io l'ho vista addirittura a 25 euro quella roba lì, e non esisteva proprio. E poi sto aspettando ancora un timbrino molto carino, che ha delle scrittine e le date da mettere, che per la Midori insomma va molto bene. Poi ancora, io ho chiuso la Midori, ma qua ho tutte le cosine segnate. Ho preso delle. Cioè, in realtà ho preso questo ciondolo di Labradorite da un amico, che è lo stesso ragazzo che mi aveva inviato anche dei cristalli gratis per i Momis, Lorenzo, che lo saluto, ciao Lorenzo, che molto gentilmente, oltre a questa pietra, mi ha inviato anche un fracco di altri cristalli. Se siete curiosi, ho l'immagine su Instagram messa qualche giorno fa. Quindi in realtà io ho comprato solo questa, ma lui mi ha regalato di nuovo qualcosa di molto bello, ed è stato molto dolce in questo. In più ci ha mandato un pacco a me e alle mie amiche con cui ci troviamo ultimamente a ritualizzare, che dovremmo aprire venerdì prossimo tutte insieme. Passiamo al fatto numero 2, che sono le creazioni. Ovviamente sono andata avanti con le creazioni dei Momis, ma praticamente sono stati spediti ieri i più, ce n'è soltanto uno, che è quello che venderò martedì prossimo, che è l'ultimo Momis per questa prima tranche di Momis, perché poi i Momis andranno in ferie per circa un mesetto, perché io andrò via 2 settimane ad agosto, quindi probabilmente prenderò soltanto ancora alcuni ordini la prima settimana di agosto, e poi mi metterò di nuovo al lavoro quando torno dalle ferie l'ultima settimana di agosto. Una creazione di cui però vado molto fiera è questa tavola da altare.
con la presentazione di questo albero del mondo, con un serpente che si intreccia su di esso come appunto simbolo psicopompo, che ricorda, cioè che richiama i Kundalini, la Kundalini, il misticismo, la salita, la discesa, eccetera. E poi gli ho fatto tutte le fasi lunari intorno. Il taglio di questa tavola è molto particolare perché in realtà è la mia tavola Ouija che io ormai non uso più da tantissimi anni e mi dispiaceva farla morire lì all'interno dell'armadio senza più utilizzarla, quindi ho deciso di farci questo disegno un po' diverso che è stato colorato con gli acquerelli e l'ho utilizzato scorsa settimana per allestire un altare per una meditazione che appunto ho fatto insieme alle mie amiche e ha fatto molto successo anche su Instagram perché mi avete fatto tutti i complimenti per questa creazione. Poi invece il profumo ha fatto numero 3, continuo a drogarmi delle due tarte di Yankee Candle che ho comprato, è nulla di più, nulla di meno. Fatto numero 4, che è la bevanda e il cibo, ho scoperto di avere una vera e propria ossessione per il salmone. Qua lo dichiaro, in questo sono veramente lupa e orsa, mangerei salmone tutti i giorni, in qualsiasi modo, tranne che cotto, perché cotto non mi fa impazzire, però crudo è il modo in cui lo preferisco di più, poi c'è quello affumicato. Nel reparto cibi e bevande aggiungo anche che ho praticamente, diciamo, interrotto la dieta. Cerco sempre di fare un pochino di attenzione, però tanto i risultati non arrivavano, come vi avevo detto nello scorso video, non dimagrivo nonostante la Bikini Body Guide, nonostante nel primo periodo fossi anche andata a camminare e correre, poi con l'avvento di questo caldo schifoso ho mollato e diciamo che ho mollato tutto, ma non perché sono una perdente o una che molla, uno perché fa veramente troppo caldo per fare attività fisica, io rischio di sentirmi male perché già non è che ho questa prestanza fisica straordinaria nonostante non sia né vecchia né giovane, ma ho dei problemi di salute di cui magari anche di questi. Un giorno farò un video dove mi confesserò e vi racconterò tutte le mie questioni di vita, i problemi di salute, depressione, problemi di alimentazione, eccetera, fisse, eccetera, eccetera. E niente, anche perché qualcuno di voi mi ha scritto poi in privato a seguito appunto di altri video che si è rivisto, ha capito, anche se io non ho spiegato molte cose, che sono persone che anche loro sono in queste dinamiche, quindi magari sì, un giorno si può fare anche un video di questo tipo che male non fa, visto che tutte le malattie, i problemi psicologici sono ancora un tabù nella nostra società, non se ne parla, le persone vengono lasciate sole a se stesse. Comunque, detto questo, appunto, ho mollato tutto per adesso, poi magari riprenderò a settembre, perché tanto era solo un motivo aggiuntivo per stressarmi e per stare male. E quindi mi sentivo sconfortata nel non vedere alcun risultato e perciò ho detto perché mi devo aumentare uno stato emotivo basso anche con questa cosa. Accettiamoci per come siamo in questo momento, perché comunque non sono una roba che non si può guardare, ho qualche chilo in più, qualche morbidezza come la chiamo io, che comunque è una morbidezza a cui sono destinata bene o male a rassegnarmi perché sono fatta così, ho una fisicità tipica delle donne dell'Emilia Romagna, perché ho riscontrato questo in tantissime donne che provengono da lì, sono fatta come la mia cara nonnina che pur avendo 90 anni, non mangiando niente ed essendo magra come un chiodo, sui fianchetti è bella larga, quindi anche la cellulite è una cosa che abbiamo tutti, che indipendentemente viene da quanto uno è grasso o quanto è magro, che si può sconfiggere, si può insomma allenire con tanti escamotage, però insomma lei sta lì, alla fine vince lei, è inutile che ci prendiamo in giro, io non sarò mai una come Kyle Sinnes con questo fisico perfetto dedita al fitness ogni giorno, perché non fa proprio parte della mia persona. Oltretutto ho parlato con la mia nutrizionista e lei mi ha sconsigliato comunque di andare a fare troppo cardio perché questo non aiuta comunque il mio metabolismo che probabilmente ha comunque dei problemi in questo momento, perciò magari prima tornerò da lei e poi rivedremo cosa fare in questo senso. Fatto numero 5 sono gli studi, non ho fatto nessuno studio particolare, come vedete ho fatto delle letture davvero disparate, sono passata da leggere appunto il libro sulle masche piemontesi ai Turek, quindi sciamanesimo tuvino, e adesso sto leggendo di druidismo e di celtismo e in più sto anche leggendo un romanzo di cui vi parlerò dopo.
perché a me non piace più leggere un libro alla volta, no, io ne devo iniziare 117 insieme. E cosa dovevo dire? Niente. Quindi non sto facendo degli studi particolari. Quello che però ho realizzato è che dal mese di giugno ho iniziato a trovarmi con le mie amiche e fare con loro dei rituali insieme. La prima volta che ci siamo trovati è stato in onore del Sabba di Lita, poi ci siamo trovati ancora per una luna piena e una luna nuova. E prossima settimana festeggeremo la luna blu, la tredicesima luna, come preferite chiamarla voi, insieme al Sabba di Lammas, Lugnasad, Fairfax, insomma, a seconda della vostra tradizione. Apro parentesi, ho scritto un lunghissimo articolo su come celebro io fuori dal gruppo, appunto, da questo gruppo, perché arriviamo tutte da tradizioni diverse, da concezioni diverse, quindi facciamo qualcosa di molto più easy, più per la gioia di stare insieme, perché per noi sostanzialmente già lo stare insieme è un motivo di celebrazione, celebrare l'affetto che ci unisce, queste, almeno per me. Comunque ho scritto un articolo sulla festività di Lammas, improntata sulla tradizione nordica norrena. E ho anche messo tutti i consigli per un rituale improntato appunto su una tradizione nordica. Ovviamente siete liberi di prenderne spunto, di copiarlo pari pari per le parti che io ho messo, se seguite questa tradizione, se siete interessati. Spero sempre di fare cosa utile. Io ho deciso di scrivere bene o male tutte le schede, del mio percorso, dandovi anche qualcosa di personale che faccio effettivamente, per fare proprio insieme a voi questo percorso. Io ho deciso di metterli bene per iscritto i rituali che seguo io, soprattutto per quanto riguarda la parte teorica e non tanto quanto il rituale in sé, perché comunque magari quello di anno in anno è soggetto a variazioni, prima per me stessa e poi appunto anche per voi. Negli ultimi giorni mi sto di nuovo interessando un pochino alla radioestesia, alla geometria sacra, perché ho intenzione di fare un piccolo lavoro sull'abbondanza per propiziare alcune cose che vorrei ottenere da settembre. Quindi infatti qua vicino ho degli schemi che utilizzerò. Adesso un amico me ne ha anche appena mandato un altro, quindi insomma si proverà anche questa. Fatto numero 6, sono l'oggetto del mese, in realtà tutte quelle cosine che io ho comprato da AliExpress, e non vi ho fatto vedere che in realtà ho comprato anche queste due pennine qua della Bic, che sono quelle con la molla e i vari colori. Questa ha i colori un po' più belli, questi sono i colori classici, verde, nero, blu, verde, rosso. Poi andiamo avanti, film, telefilm e libri. Allora, come film ho visto Babadook, e credo sia uno degli horror peggiori che io ho visto nella mia vita. Cioè, ho saputo che Stephen King l'ha reputato uno dei migliori film horror usciti negli ultimi anni. Probabilmente, secondo me, quel giorno Stephen King si era fumato qualcosa di brutto e gli era presa storta. Detto questo, lo potevo tranquillamente vedere da sola. A me non è piaciuto proprio. Ho odiato il bambino e i suoi gridi continui. Non mi è piaciuto neanche la metafora che utilizzava Babadook, ovvero quella che le nostre paure, i nostri lati cattivi dobbiamo impararli a gestire, perché comunque rimangono dentro di noi. Un altro film che ho visto recentemente, che non è assolutamente nuovo, è PSA Love You, di cui ho anche iniziato il romanzo, per scoprire che il romanzo è molto diverso rispetto al libro, rispetto al film. Il film è sempre stato, da quando l'ho visto ormai 7 anni fa, credo, uno dei miei film preferiti, che riguardo spesso, riguardo volentieri. Adoro gli attori che ci sono, mi piace tantissimo la storia, benché sia triste, comunque la trovo originale. E l'autrice di PSA Love You è la stessa che ha fatto Scrivimi ancora, di cui ho guardato il film che vi ho menzionato in qualche vecchio Fatto il Misfatto, e sono riuscita a scaricare anche il libro grazie a amici, anche di quello e altri libri di questa autrice, che avrà la mia attenzione prima o poi. Poi, per parlare invece dei telefilm, a parte i soliti che sto guardando, ho iniziato a vedere Il Delitto Perfetto. Non vi sto a dire la pronuncia del titolo originale, che è How to Get, non mi ricordo più, Murder. E comunque ho visto tutta la prima serie, mi è piaciuto tantissimo, ve lo consiglio se vi piacciono gli intrighi un po' con indagini, assassini, morti, cose così. È veramente fatto bene, veramente molto carino. Non vedo l'ora che a settembre inizia la seconda stagione. Poi
Poi ho visto di nuovo Sex, Drugs and Rock and Roll, ho visto soltanto la pilot, quindi la prima puntata, dovrebbe essere uscita giovedì sera la seconda puntata. Non è stato facilissimo vedere la prima, però so già che è un telefilm che mi piacerà tantissimo perché intanto è costruito come se fosse la storia vera di un gruppo musicale che ha fatto successo negli anni 90, più o meno di pari passo con i Nirvana, tant'è che all'inizio della prima puntata si vede anche Dave, il batterista dei Nirvana, e componente dei Foo Fighters, che parla di questo gruppo dicendo che c'era una sorta di rivalità proprio tra i Nirvana e il suo gruppo, e questo gruppo qua. E adesso, ai giorni nostri, invece, questo gruppo non ha più successo, si è sciolto per varie vicissitudini e si riunisce perché all'improvviso compare la figlia di quello che era il cantante del gruppo di cui lui non sapeva assolutamente l'esistenza, che è piena di soldi ma vuole l'aiuto del gruppo per scrivere nuovi testi, portare di nuovo cioè, a diventare famosa, eccetera. A proposito di Nirvana, all'inizio del mese ho visto anche il documentario di Kurt Cobain che è uscito ormai mesi fa. A me è piaciuto tantissimo. Ho sentito recensioni non tanto carine in giro, o meno non troppo soddisfatte. Secondo me è stato fatto bene. Io ho fatto delle mie considerazioni personali al riguardo. Io non sono una di quelle che, vabbè, non ho mai ascoltato i Nirvana tantissimo da dire, o la discografia, eccetera. So che probabilmente fossi nata almeno 10 anni prima. Prima avrei amato Kurt Cobain alla follia, esattamente come adesso amo i Children of Bodom e amo Alexi Laiho. Probabilmente avrei amato così Nirvana, perché Kurt Cobain è proprio il tipo di artista tormentato che piace a me, che riesce a trasmettermi qualcosa. Comunque, so che questo film ha avuto diverse critiche perché alcuni hanno sostenuto che non rappresenti la realtà, ma che ci siano delle forzature nel raccontare alcune cose. Sta di fatto che, appunto, come dicevo, io non sono una di quelle persone che condanna Courtney Love alla morte perché è tutta colpa sua. Sicuramente lei non ha aiutato Kurt Cobain, ma io penso fondamentalmente che una persona nata con un malessere interiore come ce l'aveva lui, non dico che era destinata a purtroppo far la fine che ha fatto, però tutto quello che gli è successo è stato veramente difficile da poter essere sostenuto in un modo diverso rispetto a come ha fatto lui. Chiusa parentesi Nirvana, andiamo avanti con i telefilm. Ho anche iniziato a guardare We Were Pain, l'ho recuperato per tutto quello che ero rimasto indietro perché non ho iniziato dalla prima puntata, anche quello mi sta piacendo abbastanza. Film un po' strano, se vi piacciono le cose un pochino alla Lost e un pochino alla The Walking Dead, unite creano, credo, We Were Pain, quindi vi consiglio di vederlo se questi due generi vi possono piacere. Poi è iniziato anche Scream, che è sulla traccia dell'omonimo film famosissimo ormai degli anni 90. Anche qui la storia è stata leggermente modificata perché il pazzo in questione ha una storia precedente, eccetera, e sembra che ci sia un emulatore o che addirittura il famoso assassino in questione sia tornato. E piano piano stanno morendo tutti i ragazzi, ma mi manca l'ultima puntata. E poi ho visto anche Saw, che è alla quinta puntata, se non sbaglio. L'ho visto ieri sera e anche questo è un film molto strano che secondo me per tutti voi amici vegani, vegetariani, amici degli animali, è un film che non vi dovete vedere perché sostanzialmente parla della ribellione degli animali verso l'umanità. Invece per quanto riguarda i libri, vabbè, vi ho già detto che ho letto quello delle masche delle streghe piemontesi, che ho letto il libro di I Turek, che sto leggendo Il cerchio di fuoco di Devon Scott, quindi non mi dilungo in questo senso. Poi Poi passiamo al invece ho fatto fatto numero 8, numero Beauty, questa volta ce l'ho, appena comprato questi due smalti da Kiko, due smalti colorati, che di solito io ho sempre il viola, il nero, il bordeaux, ma non esco da quei colori. Mi è venuta voglia di avere due smalti colorati perché, come sapete, ormai il fucsia è il mio happy color e anche questo turchese qua mi piace abbastanza. Poi numero 9, la canzone, è uscito il primo singolo che sarà presente nel nuovo CD dei Children of Bodom, quindi come potrei non essere ossessionata da questa nuova canzone che si chiama Morrigan. Proprio ieri sera sono andata a fare qualche ricerca se qualcuno, qualche fan, soprattutto straniero, era riuscito più o meno a identificare il testo, che non è così semplice da ascoltare. E diciamo che sono almeno venuta a capo più o meno di quello che è il ritornello e sicuramente sarà una delle canzoni che mi piacerà di più nell'intero album, e sarei anche curiosissima
curiosissima di capire come mai nel passato si facevano dei riferimenti a Kali e invece questo addirittura facciamo dei riferimenti a Morrigan e l'ho addirittura già trasformata in una suoneria per il mio cellulare, talmente che mi piace. Poi l'attività che è la numero 10, ho appunto iniziato questo percorso insieme alle mie amiche che è diventato anche diciamo un circolo terapeutico perché parliamo dei nostri problemi, ci tiriamo su di morale l'un l'altra, ci diamo forza, facciamo vedere alle altre quello che noi stessi non riusciamo a vedere di noi, eccetera, eccetera. Come sapete, ho già detto, ho interrotto la Bikini Body Guide e la dieta, quindi per le attività insomma non ho nulla di che da dirvi. Mentre la fissa del mese e i desideri appunto riguardano ancora i Children of Bodom, quindi mi è tornata la fissa perché sono uscite tutte le date del prossimo tour che sarà prettamente fatto con i Lamb of God. A novembre, alla fine di novembre ci sarà la data italiana, ma sto vedendo anche, per ora solo informandomi, per poter andarli anche a vedere all'estero. Il mio desiderio più grande sarebbe quello di avere la possibilità di andarli a vedere a Barcellona insieme alla mia amica che mi accompagna in queste pazzie. Perché lì fanno anche un meet and greet soltanto loro che costa abbastanza meno di quanto costerebbe in Italia, che è organizzato dalla Live Nation e oltretutto è un meet and greet fatto anche in concomitanza con i Lamb of God che probabilmente prevede una toccata e fuga di una foto e basta. A me questo genere di cose non piace tanto, anche perché già ritengo assurdo dover pagare così tanto per poter dire al mio artista preferito quanto l'ammiro e avere una foto con lui, perché stiamo parlando di esseri umani e non di divinità. E seconda cosa, i soldi non vanno neanche in realtà alle band, ma a chi li organizza, e quindi anche il regolamento è quello. Se anche l'artista volesse farsi una foto da solo con me, non può farlo perché l'unica consentita è la foto di gruppo. Io le ho viste e sembrano delle foto prive di senso. Quindi, insomma, a seconda di come si evolverà la mia vita dopo le vacanze, potrò decidere se fare anche questa esperienza all'estero che mi piacerebbe tantissimo, oppure no, e dover magari sperare soltanto in Milano. Ovviamente tutto dipende da come continueranno ad andare i Momis, e io spero tra i desideri vari che ho è quello di riuscire ad ampliare la vendita dei Momis anche all'estero e quindi fatemi pubblicità, condividete le immagini dei Momis, se li adorate vi prego, seguite su Instagram e giratele, Se fatele riuscirò a vedere a portare tutti. questo Avanti come progetto e farlo diventare un vero e proprio lavoro, ovviamente avrò più possibilità di realizzarlo, nel frattempo cercherò di trovare anche un vero lavoro magari e insomma si vedrà cosa si riuscirà a fare. Con questo era tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao!